Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati. Conseguenze del terremoto in Giappone. Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la costa orientale dell'isola di Honshu ieri, 13 febbraio, ha avuto un impatto maggiore del previsto. Il numero di persone colpite dal terremoto in Giappone ha superato 120. Le scosse sono state avvertite in quasi tutte le isole di Honshu e Hokkaido. Sono state ricevute informazioni sulla distruzione non solo negli edifici, ma anche sulle autostrade. Nessun incidente è stato registrato presso centrali elettriche o imprese dell'industria chimica. Si sa della discesa di frane, una delle quali ha bloccato la superstrada nella prefettura di Fukushima. Inondazioni nelle Filippine. La regione di Visayas orientale delle Filippine ha subito gravi inondazioni a seguito di forti piogge. Le autorità hanno detto che almeno una persona è morta e 10.000 sono state evacuate. Forti piogge hanno spazzato la regione l'8 febbraio. Nella città di Barangant, nella provincia orientale di Samar, cadevano più di 117 mm di precipitazioni al giorno. Secondo l'agenzia di stampa filippina, la morte è stata registrata durante un'alluvione. Iran esplosione petroliera. L'esplosione di una nave cisterna al confine afgano-iraniano ha causato un enorme incendio. Al posto di blocco Islam Kala, al confine iraniano, è esplosa un'autocisterna, ferendo almeno 7 persone e provocando un violento incendio che ha danneggiato più di 500 camion che trasportavano gas naturale e carburante. Al momento non è chiaro cosa abbia causato le esplosioni, l'intensità delle fiamme era tale che le ambulanze non sono state in grado di raggiungere i feriti o avvicinarsi al luogo dell'esplosione. Pioggia gelata nel Kentucky, USA. La tempesta di ghiaccio ha colpito la più grande città di Richmond, Kentucky, USA, così come la maggior parte delle regioni orientali del paese. Più di 400.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il trasporto pubblico è stato paralizzato, decine di voli sono stati posticipati o cancellati negli aeroporti, centinaia di passeggeri non possono volare verso le loro destinazioni. La pioggia gelata negli Stati Uniti ha ucciso almeno 11 persone. La tempesta che ha colpito la città è stata la peggiore nella storia di Richmond. È possibile che lunedì venga dichiarato lo stato di emergenza. Sono in corso lavori di riparazione per ripristinare i cavi interrotti delle linee elettriche, tuttavia, come hanno affermato i rappresentanti delle società di fornitura di energia locali, potrebbero essere necessari fino a 3 giorni per completarli. Inondazioni in Indonesia. Le forti piogge che provocano inondazioni non lasciano l'Indonesia a causa delle forti piogge, i villaggi nella regione di Sirampog sono stati colpiti da gravi inondazioni. Inoltre, a causa della pioggia, sono cadute anche colate di fango. Una colata di fango con una corrente abbastanza forte ha investito la strada rurale locale, che è stata di fatto spazzata via, un grande buco è apparso sulla strada provinciale nel villaggio di Batursari. Grave ghiaccio in Italia.
A causa del forte ghiaccio, si è verificato un grave incidente sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. L'incidente è stato causato dalla presenza di ghiaccio sulla strada a seguito di un forte calo della temperatura con una combinazione di pioggia, 32 persone sono rimaste ferite e purtroppo 2 persone sono morte. Attualmente l'autostrada è chiusa in direzione Bardonecchia con uscita obbligatoria per Susa. Al momento, i detriti e il mucchio di auto maciullate vengono smantellati e la pista viene sgombrata. Inondazioni nel Limpopo, Sudafrica. Le piogge torrenziali hanno colpito il nord-ovest del Sudafrica, provocando enormi inondazioni. Secondo la polizia, l'alluvione nel Limpopo ha ucciso 10 persone e altre 7 erano disperse. I soccorritori cercano instancabilmente le persone scomparse, ma i soccorsi sono ostacolati dalle difficili condizioni meteorologiche, la rottura della diga ha determinato il riscaldamento della città. Locuste in Arabia Saudita. Nonostante tutti gli sforzi nel 2020 per tenere sotto controllo il flagello delle locuste del deserto, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura avverte che gli sciami di insettivori rappresentano ora una minaccia ancora maggiore per i mezzi di sussistenza. Nevicata in Romania. Diversi turisti che hanno parcheggiato le loro auto a lato della strada statale 67C nella località di Renca, alla periferia di Transalpina, hanno trovato le auto ricoperte da un impressionante strato di neve. Di notte, una tormenta di neve soffiava su tutta la zona. America. Centinaia di migliaia di americani sono partiti senza luce dopo una tempesta gelida. Le tempeste invernali e il freddo estremo hanno colpito gran parte degli Stati Uniti occidentali. Nelle regioni la circolazione dei veicoli è difficile, non c'è elettricità nelle case. Nello stato americano dell'Oregon, il maltempo ha lasciato più di 270.000 persone senza elettricità. Interruzione dell'alimentazione dopo una tempesta di neve con pioggia. La naturale apocalisse ha provocato strade allagate, linee elettriche interrotte e alberi caduti. Nella regione è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le brigate, soccorritori e servizi speciali stanno ora lavorando a pieno regime. Ci sono centri per fornire assistenza nelle strade. Terremoti sulla Terra. 190 terremoti con magnitudo da 2.0 a 7.1 si sono verificati sulla Terra in 24 ore, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. Grazie per aver guardato il video.
Se vi è piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.